Allora, oggi parliamo di cinema e lo facciamo con Pierfrancesco Favino. Arriviamo. Signori, bentornati a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come dicevo prima, oggi parliamo di cinema e lo facciamo con Pierfrancesco Favino. Ciao Pierfrancesco. Ciao a te, come stai? Bene, tu come stai? Benone. Oh, bene o male, perché il momento immagino sia bello pregno di cose da fare. Di cose, sì, di racconti, per cui sono felice di questo. A proposito di racconti, io volevo partire subito con una roba. Io ho visto, ho letto più che altro che molti dei tuoi colleghi, dei tuoi amici ti chiamano Picchio. Sì. Perché? È un soprannome che mi ha dato mio padre quando ero piccolissimo e che mi è rimasto talmente addosso che se mi chiami Pierfrancesco io ci metto un attimo a girarmi, cioè è una cosa, sì, quindi sì. Dovrò chiamarti Picchio oppure? Come ti pare, no, okay. Però di solito, cioè, adesso ogni tanto qualcuno che non conosco mi fa ciao Picchio, mi fa un sacco piacere, cioè, perché per me è subito casa, capito? È come se mi trovo subito in cucina con tuo papà, ma in mutande, capito? Così. Ma il motivo qual è? Mio padre dava soprannomi anche a cose inanimate, quindi era una cosa, cioè, tipo, è andata meglio a me che a mia sorella Alessandra, che si chiama Popi, cioè, per cui insomma, senza motivo, quindi no, mi vengono fuori, ma era quella cosa affettiva, familiare, per cui, cioè, lui chiamava qualsiasi cosa con un soprannome. Che quindi questa cosa mi è rimasta addosso, sono sempre stato Picchio, ma assomiglia pure molto di più, perché cioè, Picchio è più uno, cioè, un po' meno fermo e anche un po' più cazzaro, e io sono più quella cosa lì che Pierfrancesco, che fa subito pensare che chissà qualcosa quale, di importante, un po' la Troisi, no? Esattamente, Massimiliano e Ugo, esatto. Esattamente quella cosa, però insomma, tutti i miei amici, ma anche nell'ambiente, insomma, Picchio ormai è Picchio, ma va benissimo, cioè, allora Picchio, ho anche pensato, ma io mo me lo cambio, faccio Picchio Favino, cioè, hai visto il film di Picchio? Ficchio Favino, secondo me è meglio. Funziona, c'hai anche tantissimo. Più voglia di andarla a vedere, cioè, Pierfrancesco e Paolo. Senti, a proposito di racconti, dicevamo momento pieno di cose da fare e di racconti. Ben indirizzato. In realtà c'ho una cosa da fare e la sto facendo molto volentieri, che è parlare del film che è in uscita. Esatto, stiamo parlando dell'Ultima notte di amore, per la regia di Andrea Di Stefano. È stato presentato al Festival di Berlino, in uscita nelle sale il 9 di marzo. Com'è il periodo di promozione di un film? Perché di solito molti attori dicono è un po' pesante. È vero? È molto pesante? Ma dipende. Io sono uno che pensa che il film vada sempre promosso. Ok. Per cui mi do, e soprattutto se il film che devo promuovere è qualcosa in cui credo, e che mi capita, devo dire, abbastanza spesso, fortunatamente. Però non ho quello snobismo invece del fatto bisogna andare a promuovere il film. Ma per quale motivo una dovrebbe andare a vedere il film in un momento in cui tutti quanti promuovono tutto? Sì. Cioè, come fai a sapere se il film è fuori? È che tipo che puoi pensare come negli anni 80, che se uno vedeva la scritta su un autobus, anzi sull'autobus non c'era ancora, il billboard per strada, certo, diceva devo assolutamente andarlo a vedere. Se ci pensi, tantissimo cinema anche estero inizia a dirti quando uscirà un film molto prima, un anno prima, cioè Oppenheimer di Nolan addirittura ci hanno fatto proprio il trailer su la data, uscita, il teaser, e stiamo tutti là dicendo oddio quando esce il trailer e anche il film. Sì, sì, ormai è quando esce il trailer. Hanno fatto una release della foto sfocata di lui di spalle. Oddio, quando è? Come successe per esempio per The Last of Us, sì, meravigliosa, esatto. Uscì la prima foto, ma tipo un anno e mezzo prima che uscisse. Esatto, facciamo una roba pavloviana, per cui ti fanno vedere, ti fanno sentire l'odore di cibo e ti viene la bava. Molta. E quindi io invece vado in giro a dire ragazzi c'è un film, soprattutto quando è un bel film come in questo caso. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima, però lascerei raccontare a te di cosa parla. Fondamentalmente... No, io non voglio parlare di cosa parla. C'è una cosa, la cosa più noiosa in assoluto che puoi fare di un film è dire la storia, secondo me. Quindi, soprattutto quando è un thriller. Esatto, un thriller noir anche? Uno spaghetti noir, come lo ha definito Andrea Di Stefano, mi piace un sacco, infatti gli ho fregato la definizione. E, spaghetti noir perché in realtà noi noir li facevamo un tempo. Sì. Soprattutto erano tutti molto ambientati a Milano. Questo. I famosi Milano Spara, la polizia si incarica, quelle robe lì, hanno una lunga tradizione.
Nel frattempo è da un po' che non facciamo questo tipo di film, e quando Andrea mi ha presentato la sceneggiatura ho detto che figata, perché mentre la leggevo non vedevo l'ora di sapere come andava a finire. Ho pensato, se riusciamo a farlo così come è scritto è fighissimo. E questa cosa, il fatto che è un film che non si faceva da un po' di tempo, era la stessa cosa che ci dicevano mentre stavamo facendo Romanzo Criminale. Ok. Quando uscì Romanzo Criminale le persone dicevano, ma questo tipo di film il pubblico non sappiamo se... non è abituato. Diciamo che è andata abbastanza bene. Direi benone. Hai parlato di Milano. Milano è coprotagonista della pellicola. Totalmente. Non sarebbe potuto essere girato in nessun'altra città in Italia. Per tanti motivi. Innanzitutto perché Milano è comunque la città dinamica, brillante, scintillante, che tutti quanti noi, nella nostra percezione anche non milanese, abbiamo della città. Seconda perché è una città che ti sbatte proprio in faccia quanto la tua vita possa essere migliore. Cioè è difficile, questo è interessante. È difficile girare per Milano e non vedere che c'è qualcuno che sta molto, molto meglio di te. Sì. Vivere a Milano è sempre più costoso. Decisamente. E questa è la storia di un poliziotto della Volante che guadagna 1.500-1.600 al mese con una doppia famiglia, cioè ha lasciato sua moglie, si è messo con un'altra, una figlia che vive fuori e che deve fare i conti col fine mese, e che pur essendo un uomo di specchiata onestà, di cui fa ovviamente vessillo importante della sua vita, a un certo punto gli arriva l'opportunità, agli sgoccioli della pensione, di fare un lavoretto tutto sommato molto semplice. Pulito, come si dice. Un'ora di lavoro. Lui dice, io non trasporto merce rubata, non trasporto droga e persone armate. Se voi mi dite che questa cosa non succederà, non c'è problema. Inizio alle 8, finisco alle 9, mi metto in tasca quello che normalmente sarebbero 3 mensilità. Ne sono tante. Non succede nulla per la mia pensione. Si fa. Chiamo un mio collega, il collega con cui ho condiviso anni e anni e anni di notti di lavoro. Di lavoro, che quindi sa di me più che mia moglie, mia figlia. Come spesso capita. Sono fratelli, loro sono fratelli. Questo film nasce dopo aver fatto un lungo studio sulle persone, quindi tutto quello che c'è nel film non è inventato. No, ma infatti è si percepisce. Però, insomma... E quindi va a fare questa cosa nella sua ultima notte di lavoro. Da 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 da. Quindi non diciamo nulla perché non vogliamo spoilerare. No, guarda, è uscita una bellissima critica del film che dice: non leggete niente, non guardate il trailer, andate al cinema. Ecco, quindi possiamo dirlo anche noi: andate al cinema, in generale andate a vedere il film, chiaramente. Senti. No, ma anche perché questo è un film fatto come si faceva una volta, cioè tutto in pellicola, non c'è un effetto speciale. Proposito, tu hai corso sì. sulla tangenziale di Milano a piedi sì. con le macchine che ti sfrecciava. Esatto. Come è andato? Mi sono cacato sufficientemente sotto. Però... quello che volevo sapere. però insomma, sì, è anche una di quelle cose che dimostra l'ambizione del film, no? Decisamente. E per cui, come abbiamo girato? Allora, io l'operatore in macchina, io col Chuck, sarà pronto, sei pronto? Sì, il fonico dentro al bagagliaio, si va? Si va, vai, Chuck, pronti, tum, nascondi il Chuck e vai, tir, cose. E la stessa cosa mentre dovevo correre in macchina. Tutto questo è stato fatto ovviamente in massima sicurezza. Chiaramente. Per quanto si possa farlo, però no, non c'è stato nessun rischio. C'è un momento in cui io dovevo sparare una macchina e dovevo stare ben attento, avere la giusta distanza per non bruciarmi, e quindi tutte cose fatte con la ricetta della nonna. Ok, com'è stato tornare a lavorare? Immagino che tu abbia fatto anche film che non erano proprio così realistici, no? Sì. Com'è stato tornare oppure fare magari un film del genere? Bello, è come quando tu ti senti un disco che non ha una compressione di un certo tipo, è come quando metti sul vinile e senti quella meravigliosa imperfezione che ti fa dire cazzo. Si può dire. Bello. Te la godi quando di più. Noi non ci rendiamo conto, no? Adesso non voglio attaccarvi una pippa, però forse sì. No, puoi farlo. Ok. cioè, voi sapete che l'immagine in movimento sono 24 fotogrammi al secondo, no? Ecco.
quella cosa lì in realtà non è quello, come quello che vede l'occhio. Però noi ci siamo abituati a pensare che quei 24 fotogrammi al secondo, che nascono esclusivamente perché la prima macchina che poteva far passare la pellicola poteva far passare solo quella cosa là, cioè in quel tempo e quella cosa lì. E noi ci siamo abituati a pensare che quella sia l'immagine cinematografica. Cioè, è rettangolare perché la prima macchina da presa aveva quel formato lì, ma se fosse stata sferica, noi oggi penseremmo che il cinema è sferico. E però il digitale, quella piccolissima fliccatura di immagine che noi non vediamo veramente, ma che percepiamo, non arriva a farlo. Tant'è vero che molto spesso la fanno in post-produzione, okay, no? Cioè mettono dopo una specie di filtro che ti dà la sensazione di quelle imperfezioni. Questo film è girato tutto in pellicola perché con delle lenti, le lenti che sono state usate su Seven, ok, per dirci, ce l'abbiamo presente. Esatto. Perché ce l'hai presente? Perché quel nero e quella profondità di quel film ti rimane in testa. Cioè Fincher usa quella cosa e dice: ah, attenzione, perché? Perché le luci delle sirene, dei lampeggianti, della strada, hanno una risultante emotiva su di te. Non è solo estetica. Certo. Il nero sapete benissimo che molto spesso è un verde spinto al massimo sul digitale, ma il nero nero in un film che si chiama L'ultima notte di amore è fondamentale. Beh, è una scelta, non è, certo, fondamentale, però sai, tu puoi anche dire: ma perché il musicista X o Y o il fotografo X o Y vuole per forza usare quella pellicola piuttosto che esattamente quella marca di corde? No? Ti può sembrare una fissazione, poi nella realizzazione e quando lo ascolti bene dici: no, l'ha fatto per questo motivo. Sta chitarra suona diversa. Il problema è che noi siamo abituati a pensare che ormai me lo posso sentire come mi pare e me lo posso vedere come mi pare. E quindi ci stiamo disabituando a mangiare la carbonara col guanciale perché poi tutto sommato la pancetta va bene lo stesso. E no. Non lo so, dipende da se ti piace mangiare bene o no. Allora, se invece ti piace mangiare bene e goderti anche il fatto che non sei il proprietario di quello schermo e che la persona vicino a te non la conosci, ma sta probabilmente vivendo la stessa emozione che c'hai tu e decidi, visto che tra l'altro il film è anche, il suono del film è in Atmos, quindi è totalmente immersivo. Sì, è coinvolgente. Non solo è coinvolgente, ma non sai mai qual è la fonte dalla quale ti arriva quel respiro piuttosto che quel rumore. E su un thriller mi insegnate che comunque, diciamo, da una mano, ecco. Sì, 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 il risultato poi alla fine è quello che si vuole. E visto che noi siamo in Italia molto poco abituati a lavorare in questo modo, quando Andrea Di Stefano mi ha mandato la sceneggiatura, ti dicevo prima, ho detto: se fatto in un certo modo è una figata. Abbiamo fatto in modo, grazie alla produzione, Indiana, Vision, Universal, Sky, tutti quelli che, cioè è anche una coproduzione franco-tedesca, insomma c'è un film che costa un sacco di soldi e finalmente anche e gli ingredienti di questa cosa stanno tutti là dentro. La ricetta della nonna, se la vuoi fare bene devi andare a prendere gli ingredienti che usava nonna, devi andare a prendere proprio il ricettario della nonna e leggere. Sì, ma la sai fare in realtà, per cui tu mi hai detto com'è stato ritornare là. È stato tornare a quel momento in cui sai che comunque non è che puoi girare, dai, gira Vai, no, quella roba dura un tot. E quando sono ritornato a sentire, sì, quella roba l'ha fatto quella Peppa. Emozionante. Beh sì, è come se tu avessi, come fare 100 metri e non il fondo. Certo. Per cui sai che, poi magari c'è anche l'inconveniente, cioè il fatto che è finita la pellicola e tu eri nel momento migliore. Come si fa a ritornare? Vabbè, lo chiedo a te che sei un attore di altissimo livello. Immagino che non sia difficile. Dice: finita la pellicola, cazzo, stavo facendo sta roba. Ok, sì. Chiudiamo gli occhi, ripartiamo e te la rifaccio uguale o meglio di prima. Sì, così. È tosta. No, vabbè, è come, è il mio mestiere. Assolutamente. È il mio mestiere, però insomma non c'è una tecnica, un modo, cioè, sai, alla fine il nostro mestiere si fa sempre con tutto quello che ci circonda. Cioè, io non credo al fatto che un attore si debba isolare, io penso che un attore invece debba sempre di più riuscire a stare
nella situazione in cui sta, perché altrimenti tutto quello che è intorno te manderà di fuori. Per cui a proposito di questo, certo, ti rode un po' il culo. Beh, direi di sì, quello è normale. Ma in un'intervista ho letto che tra gli insegnamenti più preziosi che hai ricevuto da Luca Ronconi, il tuo maestro, c'è l'importanza dell'ascolto e dell'osservazione. Ne parlavi proprio adesso. Per studiare un personaggio ed entrare nella sua vita, no, vi consigliava di partire dalle persone comuni, da quelle che incontriamo tutti i giorni, quindi non so, l'autista, il commesso, l'insegnante, il padre di famiglia. Sì. Insegnamenti come questo hanno influenzato la tua recitazione, lo fanno tuttora, e quanto è stata importante una scuola del genere per te? Allora, moltissimo. Io in realtà Luca Ronconi non è stato il mio maestro. Io ho lavorato con Ronconi per 4 anni quando era al Teatro di Roma. Okay. Io ho avuto la fortuna di aver avuto in Accademia, perché ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica insieme a Fabrizio Gifuni, Luigi Locascio, Alessio Boni, eravamo nella stessa classe. E ho avuto come insegnanti Mario Ferrero e Orazio Costa. Poi dopo, quando sono uscito dall'Accademia, dopo qualche anno ho lavorato anche con Ronconi. Ma perché ce lo diceva? Perché è molto forte la tentazione di, forse di pensarsi superiori agli altri. Cioè, quando tu interpreti una persona, hai sempre da qualche parte dentro di te, anche involontariamente, la tendenza a rappresentarla con qualche giudizio. Ma molto inconsapevole. Certo. Questo può essere o un giudizio superiore, o invece al contrario vuoi metterti alle spalle, no? Quella cosa lì. Cioè, se io faccio Buscetta e dico tutto il tempo al pubblico: oh, però io non so Buscetta, faccio Craxi e dico: oh, mi raccomando, non pensiate che io sia Craxi. Se involontariamente quel sottotesto che io ho dentro di me vive, e non ci sono santi, verrà fuori lì. Però lui ce lo diceva anche per il fatto che comunque alla fine una storia è la vicenda di una donna, un uomo, un ragazzo, una ragazza, presi in un momento della loro vita, generalmente nel quale devono affrontare qualche cosa da cui dipenderà la loro sopravvivenza. Che questa sopravvivenza sia la sopravvivenza ad un amore, che sia proprio la loro sopravvivenza fisica, come in questo caso, che sia la loro libertà, insomma, il dramma è quello. Il dramma è una persona di cui conosciamo il mondo all'inizio, che improvvisamente si trova a dover fare delle scelte che mettono in difficoltà tutta la sua esistenza. E da quando i greci hanno deciso che esisteva il teatro, da quando un signore è sceso da un carro che si chiamava Tespi dicendo: allora, adesso facciamo che non ve la racconto, adesso facciamo che sono io questo. Da quel momento in poi, che siano film, che siano videogiochi, che siano altro, quello è quello che facciamo, ci sbattiamo le corna. Interessante, a proposito di questo, in Call My Agent, sì, potete vedere su Sky, a un certo punto dici, leggo testuale: non è così facile entrare e uscire dalle vite degli altri, e ogni tanto ne incontri una in cui ti piacerebbe restare. Ora, tu nella tua carriera oltre 60 personaggi, ma saranno tantissimi. Quando hai cominciato, no? Poi fino a qua, fino ad oggi, fino all'ultimo film che hai fatto, c'è un personaggio dal quale non saresti voluto uscire, e allo stesso tempo ce n'è uno nel quale è stato più difficile entrare? No. Ok. Nel senso che non c'è un personaggio che mi ha fatto dire: nonna, vorrei tanto fare la sua vita. No, non credo. Ok. I personaggi nei quali è più difficile entrare sono quelli di cui si ha una memoria collettiva. Cioè, se tu fai Bartali, o fai Pinelli, o fai Di Vittorio, o fai Buscetta, la prima cosa che sai che ti precede è la memoria che le persone hanno di quei volti, di quei personaggi, e la loro percezione di quelle persone lì. Quindi la prima preoccupazione è come faccio a non tradire quella cosa lì. Come si fa? Si fa che comunque inizia, ti chiudi in una stanza come questa. Per Bartali l'avevo tappezzata di foto sue. Vedi più materiale possibile, parli con le persone che sono state vicine, leggi il più possibile, cerchi piano piano
di trovare degli elementi nei quali tu ti agganci, ai quali tu ti agganci, che sono poi fatalmente forse gli elementi che ti riguardano, no? Che ne so, Buscetta è ultimo figlio, io sono l'ultimo figlio. Buscetta aveva 17 fratelli, era l'ultimo dei 17, io 4. Però Buscetta a un certo punto dice: io non giocavo con nessuno perché era l'ultimo. E io pure, mia sorella ha 5 anni più di me, quindi io mi sono trovato a dover inventarmi un po' di cose, no? Come da fanno qui... i figli unici, ad esempio, il sottoscritto. E lui si vestiva da duce, da bambino. Ora, come fai ad arrivare a quella fonte lì, però? E siamo sicuri che è vero. Cioè, Buscetta comunque ha costruito la sua immagine sul racconto di sé. Certo. Per cui a un certo punto sono arrivato a un muro e mi sono detto: ma come faccio ad andare oltre questo muro? E allora sono andato a Palermo. Mi sono messo a Palermo e piano piano ho fatto circolare la voce che io avrei dovuto farlo. E improvvisamente tutti quanti mi volevano raccontare qualche cosa di quest'uomo. Ah, vai lì e dici: ok, ma perché questa persona mi ha voluto raccontare questa cosa qui? Che interesse ha? Chi è questa persona? Per cui ramifichi la tua linea di fonti e poi a un certo punto ti fermi e dici: ok, io come la vedo? Che rischi mi prendo nel dire questa cosa o no? Se quest'uomo in questo momento è emozionato, è giusto che sia emozionato? È vera la sua emozione? Parlando di quest'uomo qui, la sua emozione vera può far empatizzare qualcuno con quest'uomo? Però stai facendo empatizzare qualcuno con una persona che è un pluriomicida. Esatto. Sono tutte cose che ti domandi. Invece, per quanto riguarda un personaggio di fantasia come Franco Amore, sì, a cosa ti ispiri? Dove vai a prendere tutte queste riferimenti? Andrea Di Stefano è molto serio nel suo percorso di costruzione, per cui non scrive una cosa di cui non abbia certezza. Dopodiché io al contempo inizio ad incontrare delle persone, inizio ad incontrare una realtà, vedo che per esempio, non per tutti, ma c'è una buona parte di poliziotti o carabinieri che molto spesso fanno anche altri mestieri, magari fanno l'imbianchino, non è che... però che questo problema per esempio di non riuscire ad arrivare a fine mese è un problema oggettivo, certo, soprattutto in una città come Milano, soprattutto, guarda caso, per persone che comunque soprattutto negli anni 80, 90 sono tutte venute dal sud. Quindi nella mia esperienza, prendi un taxi a Milano e... ah, t'ho visto a te, ah sì sì, tu fai la televisione, vero? Sì. Ah, non mi piace quello che fai, veramente, cioè secondo me fai una cosa molto, molto bella, ho visto il tuo film ultimamente. Scusi, ma lei di dov'è? Ah, sono a Milano. Ma di dov'è? No, io sono nato in Sicilia, però sono in Milano, cioè sono 35 anni che sono qua, sono in Milano. Cioè, parli con i poliziotti e quasi tutti stanno lì che vedi che mettono sulla loro origine questo milanese, no? Che effettivamente hanno parlato probabilmente molto più della lingua da cui provengono, che a 19 anni sono venuti su, a 18 anni sono venuti su e sono 35 anni che vivono qua. Però vedi anche che forse quello strato lì è fatto per essere un po' accettato. Sì, ma certo. No? Oppure è una roba che ti entra dentro, non te ne rendi neanche più conto. Quindi quella cosa lì. Dopodiché questo è un uomo che è sposato ad una donna del sud, di un altro sud, con delle ramificazioni molto diverse. Però incontri le persone, inizi a vedere dai dettagli come si vestono, che scarpa portano. Si è vestito così perché incontrava me? Lo rincontri. No, è vestito uguale. Non con le stesse cose, ma la scarpa a punta, il jeans un po' attillato. Quanto costa quel jeans? Lo sai quanto costa quel jeans? La scarpa lì è una scarpa vera o è l'imitazione di quella scarpa lì? Ed è esattamente l'indagine che poi fanno loro. E per quello dico, in tutto questo, con un mondo che t'alzi la mattina, accendi il tuo telefono ed è un mondo pieno di gente di successo.
non c'è uno che non c'ha successo. Cioè, io la mattina prendo il secondo caffè con una depressione. Perché, sono tutti fighi. Ma lo sai anche tu, posso dirtelo che sono pure. Lo sai anche tu. Eh sì, però io la mattina sono gonfio. Tutti esempio. Siamo gonfi la mattina. No, non è vero. C'è un sacco di gente che è informissima. Beati c'ha loro. Un sacco di sordi. Beati loro, che due. Vivono in queste ville meravigliose, che sono sempre sorridenti in forma. Ecco, se come dici tu, anche tu, cioè io ho un privilegio. Sono gonfio la mattina. Lo dico, dici, no, ma tu non posti le tue cose? No, perché sono una rana. No, non è quello l'utilizzo che faccio sui social. Però sono abbastanza stupefatto da quanto non ci siano fallimenti in giro. Se visti dal mio punto di vista, dico, beati loro. Però cioè, poi mi guardo in faccia e dico, oh, però non è che ti puoi proprio lamentare. No. Ma se invece tu sei una persona che fa fatica, ti fa sentire proprio l'ultimo, cioè ti mette in un angolo. La depressione da social network, a voglia. Sì, non è solo da social network, cioè tante cose. Alcuni di queste persone mi dicevano, sai, tu ti rendi conto di quando qualcuno sta facendo qualche cosa perché improvvisamente cambia macchina, una macchina di un certo tipo. E quindi, perché dico questo? Perché quest'uomo improvvisamente ha l'opportunità di guadagnare in un'ora quello che guadagna in 3 mesi, gli si presenta questo cono di luce a fianco, può entrare ed essere illuminato da questo cono di luce oppure senza saperlo può essere bruciato. Ecco, Andrea Di Stefano ha scritto il film, ma ha scritto il personaggio di Franco pensando a te oppure no? Sì. Ok. Ma noi ci conosciamo da tanto tempo, però c'eravamo abbastanza persi di vista perché Andrea ha lavorato e vissuto negli Stati Uniti e in Francia. Ha fatto un film che si chiamava Escobar Paradise Lost con Benicio del Toro, un altro film in Inghilterra che si chiama The Informer. Ci siamo incontrati, avevamo lavorato insieme da entrambi attori perché Andrea ha iniziato come attore e ancora ogni tanto lo fa, ma senza troppo gusto, e almeno a suo dire. E poi ci siamo rincontrati così, poi di colpo mi ha ricontattato dicendo io avrei una cosa da farti leggere e poi mi ha detto che mentre la scriveva ha sempre avuto la mia faccia davanti mentre scriveva. Ma hai mai pensato, una volta accettato il ruolo, che magari per quel ruolo lì che avevi appena accettato non eri l'attore giusto? Mi è capitato di fare film dicendo alla mia gente ma io non sono adatto a questo ruolo. E ultimamente mi è capitato di pensare che in realtà non avessero pensato a me, ma che probabilmente questa cosa avrebbe chiuso finanziariamente il progetto. Non è una cosa bellissima. No, nel senso che non sono di quelli che dice deve far tutto, non credo di poter far tutto. Ci sono alcune cose che proprio non voglio fare. E posso sapere, posso chiedere, non, se, meglio di no. Non voglio entrare nel mondo della pedofilia, non voglio entrare nel mondo della violenza sulle donne. Perfetto. Per cui quando mi sono state proposte queste cose non le ho fatte. Non voglio entrare nel cliché dell'italiano che ti viene proposto per il 95% delle volte in produzioni estere. Questo è interessante perché poi ne parleremo se vuoi. Potrei fare un'eccezione per Martin Scorsese se fosse all'ascolto, ma salutiamo, ci ascolta, ci guarda, ci ascolta sempre, grande. Hi Martin. I'll be ready. If you need that, I'm here. I can do that. But only for you. Don't tell anybody else. Però insomma, ci sono delle cose che non mi piace rappresentare. Ok, a proposito dei ruoli internazionali, tu hai lavorato tantissimo, allora cioè, se penso agli attori che lavorano in questo periodo, no? Ormai da tanti anni, italiani a livello internazionale, penso a te, Narnia, Angeli e Demoni. Beh, qualche anno fa, adesso puoi pensare invece giustamente anche a Marinelli, a Scamarcio, a Borghi, a Elio stesso che ha fatto delle cose magari non in America, però in Francia, Alvaro Orvacher che fa delle cose, Matilda De Angelis, cioè non è tanto vero. Ok, tu però sei stato uno dei, vogliamo dire, primi in un certo qual modo. Il primissimo è stato Giancarlo Giannini. Senza dubbio. Diciamo.
Però sì, insomma, c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui ho fatto diverse cose, e però poi un periodo in cui poi mi sono reso conto che non volevo andare avanti in quella direzione là. Quindi hai deciso di non farlo più oppure... Io sono, insomma, strenuo difensore e convinto assertore del fatto che noi facciamo un cinema molto interessante. E è vero che viviamo in una realtà che è molto condizionata da un'ammirazione non casuale nei confronti di un certo tipo di cinema. Se però dovessimo fare un'analisi degli ultimi 5 anni di cinema, avresti difficoltà a darmi un titolo che ti ha cambiato la percezione del cinema come prima faceva il cinema americano. Ok. Ma se dovessi, io ti chiedo adesso, ma la prima volta che ti hanno chiamato per una produzione internazionale... Ho pensato fosse uno scherzo. Cioè, la prima volta che mi hanno chiamato per una produzione internazionale... Chi era? Com'è andata? Raccontaci un po'. Notte al museo. Ok. Night at the Museum. Yeah. Faccio sto provino, non so manco come ci erano arrivati a farmi fare sto provino. Per divertirmi, visto che si trattava di fare Cristoforo Colombo, vado in una costumeria... e mi affitto il vestito da Cristoforo Colombo per fare il provino. E mi affitto il vestito e vado a fare sto provino vestito da Cristoforo Colombo e lo faccio. Dopodiché lo dico a un mio caro amico dicendo: sono andato a fare sto provino, questo film americano, non mi prenderanno mai, mi sono vestito così. E lui mi ha detto: ma no, ma ti prenderanno mai, perché sei andato vestito così? Dico: vabbè, ma tanto non mi prendono, almeno mi diverto. Chiaro. E l'ho fatto. Un giorno stavo a cena con degli amici, mi arriva una telefonata in inglese dicendo: is this Francesco Pavino? Sì, sono io. Senta, allora, sono l'aiuto regista del film e vorremmo organizzare con lei, se ci ha dato il numero della sua agente. E io cioè, fa e dai e basta e attacco. Ah sì? Sì. Sei stato richiamato per fortuna immediatamente dopo. E questo gentilmente mi ha detto: deve essere successo qualche cosa, è caduta la linea. E io dopo, pur avendo dato il numero della cosa, ho richiamato questo amico dicendo: oh, mi fa scherzi. Dopodiché improvvisamente mi fanno dico: allora ci dovrebbe, c'è questo appuntamento col truccatore. Dico: ma è strano, mi fanno appuntamento, mi mandano addirittura il truccatore direttamente, sono importantissimo. E dove? Guardi, in questo albergo, all'Hotel Bernini a Roma. Questo albergo, in questa stanza, arrivo in questa stanza e vedo per terra tutti i sacchi di plastica messi giù. Che mi devono ammazzare. Ho detto: ma insomma, questo doveva prendermi il calco di tutta, del busto. Ok. Per cui lì sono venuto a sapere che avrei dovuto interpretare la statua di Cristoforo. E quindi mi hanno coperto da capo a piedi. Mia madre è andata a vedere il film e ha detto: ma dove eri? E ancora oggi c'è qualcuno che mi dicono: ma tu hai doppiato Cristoforo Colombo? Dice: no, guarda, c'ero io lì dentro. Io. Addirittura la produzione a un certo punto, guardandomi, si è resa conto che ci poteva essere chiunque lì dentro. E in alcune scene non sono io. Ma questo è stato il mio. E c'era Ben Stiller, sì, che mi chiedeva di fare le foto insieme, ma non vestito così. E io dico: la prima volta mi ha fatto che in qualche modo ti capisce. Che ce l'hai con me? Sai, Ben Stiller, hai capito chi sono io? Sì, 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 sì. E lui, quando fa le foto con la sua macchina fotografica, c'ha il truccatore e il parrucchiere vicino, cioè. Che lo aggiustano? Sì, questa è bella. Ma le foto, cioè, con la macchinetta, sì, 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 cioè, quella dai, facciamo a Kodak, sì. Quella... certo. E no, è stata un'esperienza abbastanza particolare. Girato a Vancouver. Però è stato un grande blockbuster e quindi, sì, quello che succede è che poi, un po' per pigrizia, ma se tu hai fatto un lavoro lì, quando dici: ma c'è un attore italiano, c'è quello che ha fatto quello, no? E quindi da lì piano piano ho iniziato. Cioè lì hai capito che potevi sbarcare? No. No. Ma io non ci ho mai pensato al fatto che potevo sbarcare, no, no. No, c'è stato un momento che era mentre giravamo Angeli e Demoni, perché Angeli e Demoni è stato girato 3 settimane in Italia, il resto tutto a Los Angeles, ricostruito. E me ne sono accorto quando stavo presentando Narnia a New York, mi chiama la produzione di Angeli e Demoni, mi dice: dovresti venire a Los Angeles per una lettura. Io dovevo tornare a Roma, avevo il volo di ritorno per Roma. Invece mi mettono su questo volo, vado a Los Angeles, a un certo punto, quasi atterrando, mi affaccio
dall'oblò, cioè vedo, e c'era San Pietro sotto. Ho detto, ma c'è qualcosa. Ma scusa, ma che cazzo? Siamo tornati indietro. Ma che ho preso il volo per Roma? Volo sbagliato. E poi dico, ma non è vicino a Fiumicino. No, stavano costruendo Piazza San Pietro vicino all'aeroporto a Los Angeles. Ok. Per dirti. Sì, sì, sì. No? Quindi atterro, vado a fare queste letture. Con Tom Hanks vicino, capito? Ce l'avevi proprio a fianco, non c'avevo il coraggio di niente. Per quanto tempo non gli hai detto nulla? 2 giorni. Poi c'era Ewan McGregor dall'altra parte, e c'era fortunatamente questo mio poi divenuto caro, carissimo amico, si chiama David Pasquesi, italo-americano di Chicago, con cui pure lui stava, ma pure più grande di me, però stava pure lui un po' così, no? O con 2 piedi in una scala. Dopo 2 giorni ho il coraggio di guardare Tom Hanks, le volevo solo dire che io sono felice di essere qui a fianco a lei. E ancora oggi abbiamo un rapporto. Lui è stato carino, visto. Immagino, no? Lui è il mio vate, cioè se al di là della capacità e del talento, chiaro, ma il modo di comportarsi sul set di quell'uomo è esemplare, cioè tutti quanti dovrebbero andare a scuola da quell'uomo. Io, a proposito di questo, ho avuto la possibilità un bel po' di anni fa, quando uscì Rush, di intervistare Ron Howard. Sì. E io ho detto, beh, intervisto un premio Oscar. Insomma, la persona più socievole, simpatica e carina dell'intero universo. Me lo confermi? Esatto, me lo confermi? Assolutamente sì. Io poi mentre mi hanno preso a fare Angeli e Demoni, mia madre, perché io guardavo Happy Days da piccolo. Certo, anch'io. E mia madre era stupefatta, dicendo, ma tu ti rendi conto che stai lavorando con Ricky? Beh. Dico, no. Tra l'altro, cioè, scoop, non si dice Ricky, si dice Ricci. Se? Richie Cunningham. Mi ho sbagliato da sempre. No, a un certo punto non mi è piaciuto più Happy Days. Diceva no, mi avete cambiato, la terra sotto i piedi è caduta da quando ma mi no avevo... Richie, ma dai. No. No, persona meravigliosa, come Tom Hanks. Per dirti una cosa, dopo queste 3 settimane in Italia, arriviamo lì e la prima sera mi invitano a cena loro con le loro mogli e il direttore della fotografia per farmi sentire meno solo, che è una roba che ma chi non la fanno manco se fai un cortometraggio a Latina, capito? Invece per dirti la qualità delle persone. Cioè, qual è la differenza tra lavorare lì e lavorare qui? Questa? Oppure i mezzi? Nel senso che un film italiano costa più o meno da un ventesimo a volte a un trentesimo di quello che costa. Cioè, un film indipendente italiano costa 2,5 milioni. Ok. Un film indipendente americano ne costa 45. Ecco. Che vuol dire, in termini pratici? Che tu hai la possibilità di sbagliare. Dopodiché, in termini industriali, significa che una realtà privata, molto spesso quotata in borsa, che è uno studio, i famosi studios, investe su quella persona tot danaro. Quindi la persona che li investe c'ha tutti gli investitori dietro, quelli che hanno messo, che lo guardano, come dire, tu sei sicuro che hai investito su questa cosa qua? Il regista c'ha addosso quella roba lì, ed è il motivo per cui poi si crea lo star system. Cioè lo star system è, per esempio, tu sai qual è l'attore che in generale fa incassare di più rispetto a quanto viene pagato? Questa è una bella domanda, ti rispondo no, non lo so. Matt Damon. Davvero? Avresti detto? No. Matt Damon è uno che dice, io non guadagno quelle cifre là. Quelle dei più grandi. Ne so, lo stesso Tom Hanks ad un certo punto ha detto, ma io basta, cioè prendo solo 20 milioni di dollari al film. Beh, meno male. No, avrebbe potuto prendere di più. Però. Certo. A un certo punto ha detto, faccio questo gesto etico. No? E Matt Damon, se tu investi su Matt Damon, è l'attore che in percentuale ti fa incassare di più. Ma questo non me lo sarei mai aspettato. Però, come vedi, quindi, dove sta la creatività in tutto questo? Questo è un podcast che parla di creatività. Ce lo puoi dire dov'è la creatività? Secondo me la creatività è molto ridotta. Nel senso che se... Qual è l'ultimo film che... Cioè, a me viene in mente un film di 2 anni fa, che è Licorice Pizza.
di un grandissimo regista. E quello era il cinema americano che noi eravamo abituati a vedere, che ci cambiava l'esperienza del cinema. Ok. Fablesman, grandissimo film, ma non capace di riconciliarti col cinema. Babylon, trilioni, ma non capace di farti fare quella cosa che, se c'hai 17 anni, 18 anni, 19 anni, 20 anni, ti cambia la visione del mondo. Okay. E attenzione, non te lo fa fare neanche Avatar, che per il quale io potrei sbavare qui in questo momento, ma non è quella la cosa. Quindi, secondo me, loro stanno in un periodo di grande crisi. Tant'è vero che, come noi abbiamo fatto 2000 e passa anni fa, si stanno votando agli dei, che poi si chiamino Marvel o DC Comics, però il cinema americano è votato agli dei, perché il cinema indipendente americano non è più, non ha più gli strumenti per poter decidere da sé qual è la creatività che vuole tirar fuori. Fatti salvi i grandi maestri, sui quali comunque gli investimenti vengono quasi più dalle piattaforme, certo, e però quelle sono quelle operazioni che servono alle piattaforme per nobilitarsi. Cioè, è chiaro che faccio il film di Sorrentino, faccio il film di Iñárritu, faccio il film di Scorsese. Faccio il film di Berger adesso, e quindi posso dire: oh, ma io faccio grande cinema. Ah, beh, certo. Però tu sei un subscriber, tu ne metti i soldi lì. Per quell'investimento lì, poi c'hai anche investimento su tanta fuffa. Mamma mia, tantissima. Ma... Per cui c'è stato un momento in cui io potevo decidere di rimanere là. Ma? E volevano tutti che lo facessi. Tu no? No, sono molto più felice di aver fatto Il traditore a Mamet, questo film, che secondo me è un film difficilissimo da fare negli Stati Uniti oggi, che non se avessi avuto l'opportunità di fare comunque il terzo, quarto, quinto ruolo dietro la grande star, cosa che ho fatto, cioè, sì. World War Z, esatto. Brad Pitt lo adoro, mi piace da morire, un ragazzone simpaticissimo. Sì, eh? Molti ce lo chiedevamo qui, c'è gente fan qui, in studio. No, ma pure io sono un grande fan di Brad Pitt, ma... Tu non puoi che avere quel ruolo, cioè tu non puoi che essere quello che, se Brad Pitt deve scoprire una cosa, c'è bisogno di uno che non la capisce, sei tu. No, se riguardate film, io sono nel ruolo dell'intruppone Pier Francesco Favino. L'ho visto poco fa, tra l'altro. Esatto. Perché è così? Perché lui deve risolvere la tua esistenza, esiste per quello. Ecco, Franco Amore è uno come me, come te. È uno che non saprebbe come risolverla. E noi veniamo da quel mondo lì. Cioè, se Godzilla arriva al Colosseo, non ce va Pier Francesco Favino. Cioè, Pier Francesco Favino è morto prima di uscire di casa, come chiunque. Esatto. Ecco, ma questa è la nostra grandezza. La nostra grandezza è di essere umani nella nostra fallibilità. Certo. E in questo momento, che è... Questa fallibilità è la percezione emotiva che c'ha tutto il mondo dopo la pandemia, con la guerra. Noi siamo molto più in grado di raccontarla di quanto non siano in grado loro. Secondo me il film la fotografa. Totalmente. Questa fallibilità. Totalmente. Ma anche Franco Amore e sua moglie Viviana, interpretata meravigliosamente da Linda Caridi, sono due disperati, sì. Assolutamente inadatti alla situazione che hanno intorno. Volendo un po' quell'essere messo all'angolo la mattina di fronte al successo di tutti, un pochino quella sensazione della donna. Cioè, credo che ci rappresenti molto bene. Come eravamo capaci di rappresentarci? Cioè, io non penso che sia inutile che noi facciamo il prodotto, che proviamo a fare un prodotto imitando quello che gli altri fanno. Cioè, il mondo lo salva Brad Pitt, non lo salva il mio amico Valerio Mastandrea, che salutiamo anche lui, voglio dire. A proposito anche di questo, prima hai tirato in mezzo i ragazzi, no? Hai detto 19, 20 anni, non ti fanno alcuni film non creano quell'empatia, no? Che ti fa avvicinare al cinema, ma se ci sono tanti ragazzi che provano a fare il lavoro che fai tu,
Che cosa gli diresti? Abbiamo parlato anche prima di insegnamenti. Che cosa gli diresti? Cosa diresti a un ragazzo che sta facendo, che vuole iniziare a fare questo mestiere, ha 19 anni e si trova in una situazione molto complessa come quella attuale? Guarda, per rispondere a questa domanda, io da 9 anni dirigo una scuola a Firenze che si chiama L'Oltrarno, che ho messo su nel momento in cui mi è stata proposta, chiedendomi che cosa vuol dire fare questo mestiere oggi. Io non posso preparare un ragazzo a questo mestiere come io ho imparato a farlo. Come mai? È cambiata completamente il nostro mestiere. Ogni epoca ha una sua espressività. Cioè, se io adesso, in questo momento, mi mettessi a parlare con te in questo modo, come si faceva per i film anni 40, dove non c'era una pausa e dove tutto era fatto in questo modo, ma quello era il modo di recitare di quell'epoca. Chiaro. Marlon Brando rompe uno schema, no? E Volonté rompe uno schema, e Mastroianni rompe uno schema, e così via. Ogni epoca ha il suo stile, perché lo stile di vita cambia e quindi le modalità di vita cambiano. In questo momento tu, secondo me, a un ragazzo devi dare una preparazione innanzitutto a 360 gradi, gli devi far avere le stesse esperienze che può avere un ragazzo di Londra, di Parigi, danese, turco. Devi prepararlo soprattutto alla consapevolezza del fatto che il lavoro se lo può fare da sé. Ma purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, anche se saremmo rimasti qui per molto ancora, dato che ti piace molto chiacchierare. Allora, per fortuna, allora noi adesso spegniamo la camera, spegniamo tutto, chi ci sta ascoltando, guardando, non sa che cosa succede dopo. A questo punto però la curiosità è forte, perché ti chiedo: che cosa succede quando c'è l'ultimo ciak alla fine di un film? Si applaude? Sì, generalmente sì. A me ultimamente capita di fare l'ultimo ciak, che significa che è la fine del film quasi per tutti. Esatto. No? La prima volta che ho fatto un film, cioè ho fatto l'ultima inquadratura, è stata una sensazione di strappo mostruoso. Forte? Sì. Sì, poi pensavo di amare tutti, pensavo che avrei mantenuto rapporti con tutti quanti loro per la vita, e poi ti rendi conto piano piano che non è così, ed è una cosa a cui ti devi abituare, perché considera che comunque 2 mesi almeno insieme su un set sono la costruzione di una comunità di persone meravigliosamente folli che condividono tutto. Io amo il set, cioè amo la truppa. Amo i tecnici, amo mille volte guardo da fuori questa roba assurda in cui ci si danna per un'inquadratura, non si dorme, si fanno gli straordinari per un'inquadratura. Cos'è un'inquadratura? Niente, eppure tutto. Ecco, ci trovo una grandissima poesia in questo dispiegamento di energie, forze, sogni di tutti. E quindi abbiamo finito. Ci dobbiamo salutare. Abbiamo finito. Grazie mille, Francesco. Anzi, grazie Picchio. Quindi ricordiamo, giovedì 9 marzo. Se vi volete vedere un film che non vi rendete conto del tempo che passa, che state belli tesi sulla sedia, dice Dio, e mo che fa? Però l'ultima notte d'amore con me, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, scritto e diretto da Andrea Di Stefano, prodotto da Indiana Di Giannino, nei migliori cinema dal 9 marzo. Non possiamo più chiudere così. Grazie ancora, abbiamo finito, alla prossima. Ciao. Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.